Buongiorno tifosi nerazzurri, benvenuti alla prima puntata di questo nuovo format di Interchan nell'Italia dell'Interclub. Puntata dopo puntata faremo il giro dell'Italia, un viaggio tra i tifosi, così come diceva la nostra sigla, per andare a conoscere le realtà delle tifoserie organizzate di tutta Italia. Nella prima puntata partiamo dalla regione Puglia, prima con l'Interclub Bisceglie. Dovremmo avere già in collegamento telefonico il presidente Pasquale Stripoli. Buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto come state? Bene. Fisicamente bene. Bene, allora vedremo tra pochissimo i contributi, i video che ci avete mandato, dunque le tantissime trasferte che avete fatto. Prima però comincio naturalmente presentando il vostro Interclub Regione Puglia, nato nel 1992, 100 iscritti. Esatto, Leti. Quindi un Interclub che si fa sentire, voi realizzate tantissimi video, dopo il contributo che manderemo tra pochissimo, vedremo anche come gli altri tifosi potranno contattarvi, ma continuo dicendoti appunto cosa fa l'Interclub Bisceglie. Siete appena tornati da una trasferta, quella di Marsiglia. Sì, siamo appena tornati da Marsiglia, un po' delusi, ma comunque sempre fiduciosi, perché comunque abbiamo ancora da fare il ritorno. Vediamo che comunque riusciremo a farcela e qualificarci per i quarti di finale della Champions. Intanto stiamo vedendo nelle immagini vivi l'Inter, proprio quello della trasferta di Lecce con il capitano Vierzanetti, poi era anche presente Faraoni, tantissimi tifosi, c'eravate anche voi. Sì, eravamo anche noi. Bene, allora, dopo aver visto le immagini di Vivi l'Inter, andiamo a vedere proprio le immagini che ci hanno mandato, che ci ha mandato proprio l'Interclub Bisceglie, tantissime trasferte, tantissime foto. Ci ritroviamo dopo il contributo. Interclub Bisceglie. Adesso dovremmo avere al telefono Antonio Rossi. Stavo ascoltando, vedendo e quindi ripercorrendo le emozioni del 2010. È stata una cavalcata stupenda, bellissima, magari forse irripetibile, ma abbiamo tanta fiducia nei ragazzi. Speriamo proprio bene nel futuro. Per il futuro che sia così, anche io vorrei vedervi sempre così, dato che voi poi seguite l'Inter ovunque. Ecco, Pasquale mi stava dicendo che prima aveva interrotto anche per Vivi l'Inter, volevamo ringraziare il capitano della sua
bellissima sorpresa che ci ha fatto quando è venuto giù a Lecce 15 giorni fa, anche se la partita non è stata proprio il massimo. E quindi proprio riprendendo il fatto del nostro capitano, volevamo insomma dare la notizia in diretta per la prima volta nel 20° anniversario dell'Interclub di Bisceglie, che intitoliamo ufficialmente appunto il club a Javier Zanetti, al nostro capitano. Una bellissima notizia, specifichiamo, avete fatto l'anniversario il 17 febbraio, però farete nuovamente una festa, dunque per chi vi vorrà contattare o vi vorrà raggiungere, diamo un po' di vostri recapiti in modo che chi è nelle vicinanze possa venire a festeggiare con voi questo ventennale, questo lavoro di un Interclub fantastico. Allora, i contatti sono, potete vedere appunto il sito Facebook Interclub Bisceglie, mentre la sede è il Palazzetto dello Sport di Bisceglie. Presso il Palazzetto, esatto. Poi c'è anche il sito internet www.interclubbisceglie.tk, o anche su Facebook che ci trova su Interclub Bisceglie. Allora io ti ringrazio Antonio, sarete sicuramente numerosissimi, speriamo che anche qualche nostro abbonato che sta guardando in questo momento lì dalle vostre parti decida di venirvi a trovare e festeggiare. Grazie. Con voi. Grazie. Dopo aver visto i vostri video credo di sì sicuramente. Un abbraccio grandissimo. Grazie, un abbraccio a Roberto a Scarpini, Roberto Montani, Nagaia, a tutti quelli che ci hanno insomma conosciuti. Abbiamo avuto anche l'onore di avere i nostri ospiti a Bisceglie nell'Inter Summer Tour 2008. Grazie a voi, un bacio. Un bacio anche a te Letizia naturalmente, grazie mille. Grazie. Grazie, buona serata. Rimaniamo sempre in Puglia ma andiamo avanti per parlare con Fernando Schifano, presidente del